Oggi ricordo 100 anni, il compleanno di Pietro Ingrao, padre nobile della sinistra, uno dei quei personaggi che nascono veramente una volta ogni 100 anni. Pietro Ingrao è nato a Lenola, un paese qui della provincia di Latina, e noi lo vogliamo ricordare perché qui ha fatto i suoi primi passi politici, qui ha fatto le prime battaglie politiche in un territorio molto difficile. E oggi a Lenola viene ricordato ancora con molto affetto tra tutti gli abitanti perché molto ha fatto anche per il suo comune, ma molto ha fatto per quella provincia. Sono cresciuto, ho appreso a leggere, a scrivere e ad amare. Ho conosciuto le vedute maestose che dal santuario colgono i profili delle isole immerse nelle acque del Tirreno. Così, dalle scabre case di Lenola, il mio sguardo di fanciullo giungeva sino alla vista del mare. Oggi sono a ricordare con voi quegli eventi straordinari, quella resistenza di popolo che è a fondamento della nostra libertà. Buon lavoro a voi, amici. Sono emozionata perché so quanto Pietro amasse questi luoghi, quanto noi tutti della famiglia abbiamo amato questi luoghi e voi, la gente di Lenola. E ogni volta che potevamo venire e ritrovare i vecchi palazzinali, le case diciamo modeste della campagna, per noi era come ritrovare anche delle nostre radici. Beh, per me Pietro è stato non solo un fratello amatissimo, ma è stata una guida, un aiuto a entrare nelle problematiche più complesse e più drammatiche della vita umana. E questo per me ha significato acquistare una sicurezza, una speranza, un desiderio di fare che effettivamente è quanto di meglio io posso aver avuto dal rapporto con mio fratello. Chiaramente, essendo stato, io ritengo, uno statista di spessore, molto sarebbe servito oggi nella vita politica, che viviamo un personaggio, un politico come Pietro Ingrao. Le cose che avvengono, negli ultimi tempi, nel modo particolare con le nuove riforme fatte dal governo Renzi, ma anche precedentemente dagli altri governi, sia Monti che il governo, gli altri governi che sono preceduti, Berlusconi, hanno distrutto quello che i padri nobili della nostra Costituzione, come Pietro Ingrao, avevano creato durante molti anni di attività, ma soprattutto dalla lotta contro l'antifascismo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dalle lotte partigiane. Un compagno che ha riscritto insieme ad altri la Costituzione italiana, che oggi viene continuamente messa a dura prova e smantellata. Quindi noi facciamo tanti auguri a Pietro Ingrao per questi suoi 100 anni e speriamo che nella sinistra italiana possano nascere altri politici come lo è stato lui nei suoi tanti anni di attività politica.